cioè per salire un giro da solo, evidentemente loro si dividono. Vergognoso. C'è un progetto anche su municipalità per municipalità, quindi quartiere per quartiere, in parte già dettagliato nel mio blog www.sindacopernapoli.it. Sicuramente questa zona l'idea mia è renderla molto viva, nel senso io ho anche l'ufficio qua sotto a via Toledo di fronte al Banco di Napoli. Questa zona credo vada liberata comunque da, oltre che dalla spazzatura, esatto, anche dalle macchine. Esatto, liberata. Quindi farla vivere. Esatto. Perché non è una zona di degrado, ma tutt'altro. No, zona, ma è una zona molto viva poi nella sua cittadinanza. Tre teatri, bed and breakfast, esatto, alberghi, osterie, locali. Buone realtà, non sono realtà. Essere viva. Esatto, esatto. Ma deve essere. Innanzitutto per il sindaco, perché avendo l'ufficio qua, il sindaco tiene un conflitto di interessi. Deve passare il concetto che ciò che si può fare d'accordo. Qui si può fare in tutta Napoli, quello che non si può fare a Posillipo non si può Napoli, fare Napoli per essere sicura deve essere, certo, viva. Esatto. Se non è viva non sarà mai, esatto, sicura. Esatto, ma deve essere anche educata. Educata come, bisogna, cioè, cambiare come sindaco, il buon padre. E bisogna mettere un buon sindaco. Bisogna fare un sindaco che fa. Grazie. Grazie. Ciao, in bocca al lupo. Signora, posso dire? Poi alcuni nomi lui non può dire che non sapeva. Facciamo un giro per più di spagnolo, poi la conclusione sarà di là. Ci sono parecchi episodi e poi voglio dire c'è il dato più emblematico di tutti, onestamente, che Lettieri viene portato a Berlusconi da Cosentino e tutta la campagna elettorale lui, di Lettieri. Lui dice che Cosentino, per quanto gli risulta, è una persona per bene. Lo so, ma infatti quella è una sua opinione come la mia è un'altra. Io penso che siccome lui si sta facendo caratterizzare tutta la campagna elettorale, tutti i manifesti abusivi tra l'altro messi dal PDL in tutta la città, c'è sempre Lettieri Cosentino e molto spesso Cosentino in caratteri dubitali rispetto a Lettieri. Poi lui è chiaro, vuol dire legittimo che dica quello che vuole. Centrali. Solo tu sei venuto, solo tu sei più serio. Vediamo. Ciao. Auguri, Ciao. Ci vediamo di qua. Si stanno accogliendo la mare. Corriere ha scritto. Idea standard, di rapporti. Lui dice che lui sta. Noi abbiamo fatto sempre i fabbri, poi i nostri figli si sono. Lavorato, i nostri figli si dalle mani. I nostri figli se ne sono andati da. Ce ne sono anni di fatica. Con noi, e con noi. Se un domani non ci. Laureati qua. Un domani, se non. No, c'è niente da fare. Si laureano e se ne hanno io perché non ci sono qua alla fine. Non offre nulla, lavoro in altre mesi. Ho fatto il magistrato, mi diciamo, e poi mi sono messo in questa cosa. Vogliamo qualcuno che sia di questo qua. Mi dispiace che noi abitiamo a Casoli a Casal Nuovo. Mi dispiace solo, non è un problema. Mi dispiace solo di questo. L'importante è avere un sindaco anche per chi non è residente ma che lavora. O che viene per turismo, o che viene per questa bella città. Capo adesso cambiare col turismo, signor Santimagista. Adesso cambiare col turismo. Sono d'accordo. Ah, gente se la fuga. Non l'hanno fatto più. Non la dobbiamo più far scappare. Però dovete essere voi di pugno, di pugno fermo. Non ci vuole a posto. Perciò pugno fermo, pugno e salvo. Trasparenza e legalità. Sempre firre, la mattina sì. Io ultimamente mangio solo pane e veleno. Anzi, pane solamente veleno. Veleno. No, solo una veleno. Volta c'era un pane, ora manco pane. Veleno, sono bloccati a Bruxelles 145 milioni di euro perché Bruxelles non si fida più della classe di gente complessiva campana. Ha detto se non mi presentate un piano di rifiuti sulla raccolta differenziata ecocompatibile eccetera. E dove farlo la regione? Ma innanzitutto la regione, ma anche il comune. La responsabilità del comune è di non essere mai partito con la raccolta differenziata, solamente in tre quartieri, ma in modo assolutamente sperimentato. Però il piano sui rifiuti sono regione e provincia, quindi centrodestra. Polina Bassolini, comando di massa così, sono mi savi. Fa sempre io Polina Bassolini. No, no, quando vestivo, perché c'era una Bassolini. E sai, io dico che avevo palazzo che stai votarendo. E cioè? Dai che tre figli sei dalla scuola. Ma che sei ancora 219? Che è? Io sono tre figli tengo. Quando vestivo fa dire la mattina si è andato a cacciare a combattere.